Ciao a tutti da Mirko Casagrande di Allova Australia. Siamo qui oggi per una nuova intervista con Alberto, un ragazzo che viene da Padova, che da quasi un anno in Australia. Ciao Alberto, come stai? Benissimo Ciao ragazzi, tutto bene a voi? qua. È venuto a trovarmi Alberto, siamo qui a Byron, in mezzo alla natura, e ci racconterà un pochino la sua storia. Parlaci un po' da dove arrivi e cosa facevi in Italia. Allora, io ho 25 anni e ho fatto sempre parrucchiere nella mia vita, a parte qualche piccola esperienza a livello barista. E ho un diploma, sempre qualificato a livello di parrucchiere, una scuola che qui equivale a 3 anni. E ho sempre lavorato sia durante la scuola che finita la scuola, sempre come parrucchiere a livello giornaliero in vari negozi. Ho sempre lavorato comunque verso la fine degli ultimi anni prima di venire qua in negozi molto qualificati e comunque catene. Adesso vabbè, nomi tipo Gianluca Davido, Tre di per successo, dopo chi conosce, conosce. Ho sempre cercato di qualificarmi a livello professionale facendomi dei corsi, certi erano pagati dal mio titolare, certi me li pagavo io a livello accademico. Ho vinto varie borse di studio e una coppa molto importante e a livello lavorativo mi sentivo abbastanza appagato. Ho deciso però di venire in Australia perché a livello personale, a livello umano, non mi sentivo abbastanza apprezzato, uno per la crisi che c'è bene o male adesso in Italia e un altro è più che altro a livello umano da chi ti circonda. Diciamo che dopo le cose si associano l'una all'altra, quando una persona ha un brutto periodo a livello economico non porta rispetto agli altri. Tutto qua, adesso io sono qui in Australia da 7 mesi, 7 mesi ormai e ho sempre lavorato come parrucchiere. Quando sono arrivato qui ho cercato per circa 4 giorni, non ci ho messo tanto a trovare lavoro, però comunque ho camminato tanto, tanto, tanto e tanto, come tutti d'altronde. Mi ero focalizzato sui parrucchieri sempre, ma ho cercato anche di espandere il mio secondo lavoro che facevo in Italia, quindi barista o cameriere, anche qui, perché comunque qua i soldi vanno via che sono un piacere. Quindi l'importante è tirarli su da qualche parte. E ho cercato, ho fatto varie prove, ho fatto anche 2 prove da barista, ma comunque volevano la classica licenza in cui devi pagare per ottenerla, ma non avevo voglia di farla. E dopo 4 giorni, ho cercato sempre tra il centro e leggermente fuori dal centro, non mi sono mai spostato più di tanto. Ho trovato posto in un negozio in centro, il titolare era cinese, e poi comunque vari negozi mi avevano chiamato al di fuori, dopo una settimana più o meno, mi avevano chiamato se potevo andare a fare qualche prova, ma ormai avevo già trovato, la cosa non mi interessava. Lavoravo 6 giorni alla settimana, 8 ore al giorno, con mezz'ora di pausa. Il negozio era normalissimo, un negozio normale, niente catena, era proprio il classico negozio che tutti possono avere, niente di più, niente di meno. Alberto, come ti sei trovato all'inizio, appena arrivato con la lingua? Allora, la lingua. Partendo dal nostro settore più che altro, se non sai le cose, se non sai dirle in inglese, è difficile che gli altri capiscano, cosa che può essere a livello di colori o di taglio. Serve dappertutto, bisogna saperlo. Io per carità non ero una cima quando sono arrivato qua e non lo sono neanche adesso. Mi sono sempre arrangiato abbastanza e gli altri vedevo che mi capivano. Adesso diciamo che dopo 6 mesi più o meno che avevo lavorato lì in Sydney ho maturato un buon inglese, sia comunque a livello leggendo cartelle colori o leggendo i vari giornali che ti arrivano in negozio, parlando con i clienti, lo maturi quello, però comunque ti serve tanto la base a livello stilistico ti serve, dopo hai il tuo aggiornamento professionale. Com'è stato il colloquio con i vari parrucchieri? Ti facevano fare una prova pratica? Allora, partendo dal presupposto che qui non sanno fare i parrucchieri, non lo sanno fare, mi dispiace, ma a livello stilistico qua zero. Non voglio disprezzare l'Australia con questo, ma qua proprio loro i parrucchieri no. Quando andavi a fare le prove, calcola che ne ho fatte 3, di cui la quarta, dove sono andato a lavorare, non ho neanche fatto la prova, sono entrato direttamente.
il primo negozio in cui ho fatto una prova, praticamente fai il colloquio con il titolare, ti chiede varie cose a livello tuo personale, qualifiche, cosa hai fatto, cosa non hai fatto nella tua vita e cosa vorresti fare qua, perché comunque il grande problema è il visto. Questa è una cosa che blocca tanti, perché se hai il working holiday visa, tanti dicono mi stai qui un anno e dopo cosa faccio? Io investo dei soldi per te nel mio negozio e dopo tu vai via. Da un certo punto di vista non ho neanche tutti i torti, non posso dirgli che sbagliano. Dico che sbagliano perché a livello economico mio ce ne perdo, però alla fine è un negozio da mandare avanti, è capibile la cosa. E poi ho fatto un'altra prova, però comunque sempre a livello parlare di cosa volevo fare e cosa non volevo fare. E questo negozio mi aveva richiamato se andavo a lavorare lì. E poi dove sono stato a Sydney, e praticamente lì fai la prova o sui colleghi che lavorano lì o sulla titolare, ti fanno fare il classico lavaggio e piego, insomma niente di diverso di quello che potresti fare in Italia a livello pratico. Ok Alberto, parlaci un pochino sullo specifico, probabilmente ci sono dei parrucchieri che stanno vedendo questo video. Quali grandi differenze hai notato tra lo stile, dei tagli, tra il negozio in cui lavoravi in Italia e quello in cui lavoravi a Sydney? Allora, partendo dal presupposto, appunto, come ribadisco, lavoravo per una catena, quindi eravamo abbastanza aggiornati a livello professionale, cosa che a me piaceva fare. Qua invece ho visto, avendo fatto colloquio anche su uno dei più grandi negozi a livello nominativo, non hanno una grande professionalità sia a livello di taglio di colore. Sono molto più per il non per spreco il mio tempo e mando fuori una cosa perfetta, almeno io nel mio caso la vedo così da parrucchiere. Devo spendere un'ora, la spendo tutta e la faccio fatta bene, prendo quello che devo prendere, ma sono soddisfatto anche interiormente. Ma invece valuto non più la cosa. Tu cosa vuoi? Vuoi questo? Ok, te lo faccio, paghi, ciao. Sono molto diretti, non stanno là a perdere tanto tempo, ti piacerebbe più così, più quello, più quell'altro, no. Poi sono molto basici. A livello di taglio perdono parecchio, certi magari sono più bravi o meno, però non hanno tanto stile nel taglio. Nelle tecniche di colore hanno molta fantasia nei colori, a livello non so, tipo rosso, viola, cose molto strane, ma a livello professionale no, non ci sono sempre. Usano tanto appunto colori strani per fare effetti strani, ma sono cose molto basiche, cose che facevi comunque a livello scolastico, niente di più. Per quanto riguarda i prezzi, un cliente che vuole farsi tagliare i capelli in Australia, quanto spende? Allora, questa è una bella cosa. Se ti accontenti di un classico taglio molto quadrato, molto geometrico, molto, molto vecchio, a macchinetta ovviamente, non a forbice, vai dai 10 ai 15 dollari. Invece se tu vuoi anche un bel negozio, un parrucchiere, non dico il più formato, però comunque uno che sa tagliare i capelli a forbice, fare la classica sbozzatura, può essere che vai dai 40 ai 60. Dopo c'è anche la via di mezzo, però comunque la via di mezzo è quella che puoi trovare anche in Italia, cosa che ti differenzia tra i cinesi che ci sono in Italia e il negozio che ha il nome in Italia. E per quanto riguarda gli stipendi dei parrucchieri, hai notato grande differenza? La differenza è molto grande, cosa che a me ha dato un esito molto positivo. E in Italia si sa benissimo che gli artigiani non sono molto pagati. E infatti è stato uno dei piccoli motivi per cui sono spinto a venire qui. E qua un parrucchiere riesce ad arrivare anche a 3-3.500 al mese, senza tanti problemi, e in più hai delle buone mance, queste sì, proprio non hanno nessun problema. In più anche gli australiani non hanno nessun problema a pagarti, lì ci sono tot soldi, danno la carta, pagano, non rompono e vanno via, non hanno tanti problemi e ti lasciano appunto buone mance. Io mi ricordo, ho fatto una settimana che ho pagato la settimana dell'affitto facendo solo mance, quindi diciamo che è una cosa molto buona. Per quanto riguarda il mercato dei parrucchieri, è abbastanza facile trovare? Allora, diciamo che, come ribadisco, l'inglese è molto fondamentale, ma più che altro dappertutto. Diciamo che lo capiscono subito se sai parlarlo o no, comunque se hai una buona base o meno. Non dico che vogliono la perfezione, ma almeno
capire la cliente cosa vuole, questo lo pretendono. Cosa giusta, perché ci metti un attimo a fare una cazzata al nostro lavoro. E, qual era la domanda? Nel mercato è saturo o se c'è possibilità? Nel mercato c'è buona possibilità, c'è molta, molta possibilità, perché comunque appena sentono che sei italiano arrizzano un po' le orecchie, fanno vedere che sono interessati. E più che altro loro cercano persone in cui abbiano una buona esperienza, perché non gli interessa niente di trovare la persona, capito, che gli faccia lo sciampista, perché lo trovano benissimo anche qua. Vogliono trovare una persona che non gli dia nessun tipo di responsabilità, e puoi trovare anche la persona che ti possa mettere in regola full time come part time, e puoi trovare anche una persona che ti faccia da sponsor. Io avevo trovato la fortuna di trovarla, ma non ho voluto andare avanti per la cosa perché ho voluto spostarmi. Infatti adesso sto a farle fare e vediamo come va a finire la cosa. Adesso sono molto soddisfatto per il momento di quello che mi sta succedendo, di come sta andando la mia, il mio anno qui in Australia. Per il momento è un anno e vediamo insomma come andranno a finire le cose. Finita la farm decideremo cosa fare, e poi se trovo un altro lavoro prima di tornare a casa per accumulare qualche quattrino, la cosa non mi dispiacerebbe. Grazie a Barto per gli utilissimi consigli, ti ringrazio, e se vuoi fare un saluto agli ascoltatori, qui è Mirko, ciao a tutti e alla prossima intervista. Ciao belli, in cura la balena.